Quelli stessi che stanno zitti. Non vi basta, non vi basta mai. Noi abbiamo imparato più che altro a spese dei cittadini che cos'è il ricatto occupazionale, ma voi siete andati oltre. Questo è il ricatto della vita, non è più il ricatto occupazionale. È il ricatto della vita degli altri rispetto alla vostra vita e agli affari vostri. E la stessa cosa fate con il gioco delle banche. Parlate di crescita, utilizzate questo termine che nulla significa se non i vostri. Come si. I vostri modi di giocare il Superenalotto con i derivati, perché effettivamente è solo più questo la crescita, e pensate che le deduzioni possano creare crescita, le deduzioni alle banche sulle banche possano creare crescita, mentre alle famiglie gli togliete quelle che dovrebbero essere veramente delle deduzioni o delle detrazioni. Ora, io non so in quale mondo vivete, di sicuro il mondo che il Movimento 5 Stelle vuole costruire è diverso e lo sta costruendo alla faccia vostra. Grazie. Grazie. È iscritto a parlare l'onorevole Cecconi, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io trovo una certa difficoltà ad affrontare questo decreto, ma non tanto per la complessità dell'argomento che certamente è insita in questo decreto, ma perché uno è abituato o crede che l'ultima porcata fatta dal governo sia veramente l'ultima, perché peggio di così non si può fare, non si può andare. Invece riuscite sempre a stupirsi, sempre a farla peggiore di quella precedente. Perché per entrare nel merito, queste di porcate, questo decreto ne è pieno. Tanto per cominciare vorrei ricordarvi che non poco tempo fa la Corte Costituzionale ha bocciato due articoli di un decreto-legge che si occupava di Olimpiadi invernali, in cui Fini e Giovanardi avevano inserito due articolini in merito alle nuova regolamentazione delle droghe, degli stupefacenti. La Corte Costituzionale ovviamente ha decretato che, essendo estranea alla materia del decreto-legge come era nato dal governo e non essendoci la necessità di urgenza che ovviamente un decreto deve rispettare, bocciarono quei due articoli, stralciandoli. Poi il ministro Lorenzin li ripropose pari pari, ma quella è un'altra storia. Però quello che è successo in questo decreto è esattamente lo stesso. Si è cercato di inserire in un decreto, anzi si è inserito in un decreto che parla di materia fallimentare e di organizzazione dell'amministrazione giudiziaria, un articolo inseriti in commissione giustizia come emendamento del relatore, quindi senza neanche permettere ai commissari di fare i dovuti approfondimenti, le dovute audizioni e i dovuti emendamenti a un decreto, un capitolo sull'ILVA che ha dello sconcertante. Ha dello sconcertante dal punto di vista costituzionale, ma ha dello sconcertante soprattutto perché avete veramente perso il senso del limite, il senso della decenza con questo emendamento. Perché prima di tutto non si può pensare di assimilare un sequestro giudiziario con delle esigenze di continuità aziendale. Sono due cose completamente diverse che all'interno di questo decreto non ci devono entrare. Ma soprattutto perché prevede che se l'amministrazione giudiziaria sequestra una fabbrica perché c'è stato la morte di un lavoratore, la fabbrica può continuare a lavorare tranquillamente. Il profitto prima di tutto, soprattutto il profitto dei vostri amichetti che finanziano le vostre fondazioni e le vostre campagne elettorali sulle spalle di lavoratori che dentro quello stabilimento ci perdono la vita. Ecco, io credo che nessuno di noi ha lavorato mai in un alto forno, vorrei metterlo qui, un alto forno, per far capire a tutti cosa significa lavorare dentro quell'azienda e soprattutto sapere che è un'azienda in cui qualche nostro collega ci ha perso la vita. Ed è questo il senso del limite che avete perso, ma non l'avete soltanto perso in questo capitolo del decreto, l'avete anche perso quando dite che dei ragazzi di 25-30 anni, quando va bene, pagati 400 euro al mese per fare tirocini all'interno dei tribunali, possono essere prorogati per ulteriori 12 mesi sempre a 400 euro. Ecco, vorrei vedere voi a vivere con 400 euro al mese, provare ad andare a prendere un mutuo con 400 euro al mese, pagarvi il tragitto da casa al tribunale con i vostri mezzi e dover gravare a 30 anni sulle spalle dei vostri genitori.
E poi c'è il capitolo delle banche. Io non riesco a capire cosa gli abbiano fatto di così buono queste banche per riuscire a tenerle sempre così innalzate sopra qualsiasi altro livello rispetto ai cittadini normali. Perché non bastava Banca Italia, non bastava il bail-in recente, ma ci voleva anche questa ultima porcata che permette che la detrazione totale delle perdite annuali, quando i nostri cittadini, con quella schifezza del 730 per compilato e gli scontrini per cercare di detrarre quattro spese sanitarie e scolastiche dei propri figli, devono stare attenti a soglie o a parametri o a percentuali, mentre invece le banche possono detrarre completamente tutte le loro perdite, facendo passare anche il concetto che questo va per i beni dei cittadini e per le casse dello Stato. Ecco, per concludere, Presidente, se non avete voglia di ascoltare le mie parole che rimangono scritte in uno stenografico che va a finire in un archivio, almeno riservatevi qualche minuto per pentirvi di quello che state facendo e almeno fatelo per i cittadini italiani. Grazie, è scritta a parlare a Nove Chimienti, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Spacchettare, unire, conglobare. Ecco cosa avviene quando la fretta e la necessità di fare presto per poter apporre le proprie sciagurate bandierine sui propri sciagurati obiettivi portano a calpestare con violenza la nostra Costituzione. E vorrei a tal proposito iniziare il mio intervento citando le parole di una legge del nostro Stato, la legge 400 del 1988, che sancisce, dando attuazione all'articolo 77 della nostra Carta Costituzionale, come l'omogeneità di contenuto dei decreti legge sia un loro requisito fondamentale. A tal proposito, cito testualmente l'articolo 15,3, in cui si dice